pleasure and honor to be with the great Crown Prince Mohammed bin Salman. Thank you so much for this opportunity. And for me, it's particularly a privilege to discuss with you about Renaissance, because I'm not a former prime minister, I'm former mayor of Florence, the city of Renaissance. La maggioranza di governo e Italia Viva cancellano il reato di abuso d'ufficio e vogliono attenuare il reato di traffico di influenze. Il 9 gennaio è arrivato in Commissione Giustizia al Senato il primo voto sul disegno di legge del ministro Nordio. A favore tutta la maggioranza e anche Italia Viva con il senatore Ivan Scalfarotto. Il governo e la maggioranza vogliono ridurre il sistema dei controlli mentre esplodono nuovi casi di corruzione estesa negli appalti dal sistema Verdini e dilagano i casi di conflitto di interesse. Maurizio Gasparri, presidente di una società di cyber security, le consulenze estere si scopre sempre più vaste di Matteo Renzi. Qui vogliamo capire perché in Italia non ci sono norme che vietino ai deputati, ai senatori e agli ex parlamentari di fare i consulenti per aziende o per stati esteri, consulenti o lobbisti. Sulla app Servizio Pubblico è aperto il sondaggio sulla questione morale. Giuseppe Conte ha scritto a Giorgia Meloni: scegli tra l'Italia e il cerchio magico. Sei d'accordo? Votate sulla app Servizio Pubblico. Diversi esponenti del governo sono indagati dalla magistratura. Santanché, la situazione delle sue ex aziende è sempre più difficile. Sgarbi, Del Mastro, rinviato a giudizio. C'è una questione morale? Non ritengo che abbiamo allentato i poteri di controllo. Questa è una lettura, secondo me, distorta, non condivisibile. Io non penso che ci sia una questione morale. Attualmente penso che ogni caso vada valutato singolarmente, vada valutato a valle, no, di alcune certezze, non sulla base di ricostruzioni, teoremi o sulla base di un'indagine, oppure sul tema della questione morale basta che stabiliamo le regole d'ingaggio. Perché? Ok, io vengo raggiunta da una appassionante lettera di Giuseppe Conte che mi dice che per una questione di opportunità io devo fare dimettere tutte queste persone che sono state, alcune raggiunte da avviso di garanzia, alcune neanche raggiunte da avviso di garanzia, cioè, perché altrimenti c'è una questione morale. Non è una novità, nel senso che il Movimento 5 Stelle ha sempre chiesto le dimissioni di tutti quelli che venivano raggiunti da un avviso di garanzia, con un'eccezione: gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Professor Marco Revelli, Meloni dice che non esiste questione morale e che nessuno si scandalizza quando colpiscono la sinistra. Beh, è una falsità clamorosa. Pensiamo allo scandalo delle mazzette del Parlamento europeo, che aveva al centro un rappresentante della sinistra e che è stata ampiamente denunciata. E rispetto alla quale nessuno davvero di quelli che Meloni accusa di essere al di fuori dei sospetti, nessuno ha speso una parola per coprire o per nascondere o per minimizzare la gravità di quei comportamenti, ma è solo un esempio. La destra dà per scontato che questo appartenga ai comportamenti delle persone di mondo, tanto più è destra radicale e tanto più si chiude a riccio nella difesa dei propri, qualunque cosa compiano. Meloni ripete: non sono ricattabile, non fa nomi però. Che cosa vuole dire? È una frase strana, no? Continuare a ripetere in modo piuttosto coattivo, l'aveva detto anche attraverso un finestrino a Silvio Berlusconi, non sono ricattabile, un po' come dire, un'escusatio non petita, ma perché dovrebbe essere ricattabile e perché dovrebbe, senza che nessuno glielo chieda, affermare di non esserlo? È scontato che
un presidente del Consiglio non sia ricattabile. Il fatto che lo ripeta, come dire, ha suggerito forse ai maligni l'idea che comunque intenda anticipare qualche minaccia che possa arrivare da sedi giudiziarie. Io mi auguro di no. Professor Giovanni Maria Flick, il governo vuole ridurre, attenuare il sistema dei controlli, abolire l'abuso d'ufficio, attenuare il traffico di influenze, ridurre i poteri della Corte dei Conti sul danno erariale. Io ho la sensazione che un reato, un delitto, il quale in una ventina d'anni ha avuto 5 riforme, nessuna delle quali ha colto nel segno, e si parlava di una ennesima riforma, meriti un ripensamento, se valga o non valga la pena mantenerlo nel codice penale, con un ragionamento che è prima di tutto politico sul significato di questo reato e poi è giuridico. Io mi occupo dell'aspetto giuridico e ritengo che la tutela della pubblica amministrazione rispetto ai fatti di corruzione è ampiamente articolata in tutta una gamma di reati, a partire dalla corruzione ad andare avanti con tutti gli altri reati che prevedono questo tipo di discorso direttamente o indirettamente. Continuare a mantenere uno strumento come questo, che ha carattere residuale, ha carattere di raccolta di tutto ciò che non rientra nelle altre parti, o peggio, ha carattere di spia, di strumento per scoprire altri reati, non sia un discorso logico e che quindi possa essere giustificata l'abrogazione di questo reato. La paura della firma è una realtà che non dipende solo da questo reato, dipende anche, come la Corte ha rilevato in una sua decisione dello scorso anno, la Corte Costituzionale, può dipendere ad esempio dall'ambiguità delle leggi che disciplinano l'attività amministrativa. Può certamente dipendere anche dal timore di interpretazioni dilatate o eccessive o non prevedibili o cancellate poi. Quello che a me interessa è il risultato. Le situazioni di condanna sono molto poche, il reato continua ad avere un'applicazione e soprattutto si chiede di mantenerlo in funzione per poter scoprire altri reati. La sostanza è questa. Non credo che sia questa la funzione di una norma del codice penale. La corruzione in Italia sta aumentando? L'unico modo con cui è certo che non si può capire come stia evolvendo è leggere i media, i quali sono nettamente divisi tra chi dice che viviamo in un mondo di corruzione e tra chi dice che adesso finalmente si potrà cominciare a lavorare seriamente. Io credo che chi può rispondere meglio di me a una domanda di questo genere è chi per definizione si occupa di questo. Penso al commissario anticorruzione, che mi pare stia lavorando molto bene, è stato nominato ed è stato confermato. A lui bisogna chiedere qual è realmente la situazione della corruzione, non andare a tirarla fuori dalle commenti o dalle cronache giornalistiche che, mi perdoni, ma risentono tutte di una certa prevenzione, di un certo orientamento preliminare. Professor Flick, il governo, qualcuno nella maggioranza parla anche di intervenire sulla legge Severino. E poi c'è la questione del traffico di influenze. La legge Severino ha introdotto una serie di requisiti di candidabilità, di sospensione dalle funzioni o di decadenza dalle funzioni per i delitti contro la pubblica amministrazione. Prevedeva l'applicazione provvisoria e l'applicazione provvisoria è stata più volte riconosciuta valida dalla Corte Costituzionale, cioè la sospensione cautelare non è una sanzione penale, è una misura amministrativa che può essere giustificata e che quindi non è di per sé incostituzionale. Questo è il discorso che finora la Corte ha fatto e alla quale io mi attengo per la mia esperienza di giudice costituzionale, sia pure ormai molto passato. L'ultima cosa è il traffico di influenza, di cui si discute molto. Francamente su questo non posso che condividere l'emendamento che è stato proposto, se è stato approvato, e che cioè prevede che non lo sfruttamento ma l'utilizzazione della relazione col pubblico ufficiale sia un fondamento del pagamento di un corrispettivo. Aggiungo che d'altra parte il reato di traffico di influenze non potrà mai essere tipizzato fino a quando non definiremo con una legge
a monte, quale sia la mediazione illecita, per poi poterla pesantemente sanzionare. Giuseppe Busia, presidente dell'ANAC, l'anticorruzione, il governo sta riducendo, smantella i controlli? Non spetta a me giudicare l'operato del governo, quello che noi facciamo e che dobbiamo fare è segnalare a governo e Parlamento quali sono gli interventi legislativi che sono necessari, e noi l'abbiamo fatto, lo facciamo, lo faremo in ogni circostanza. Quello che è importante è sicuramente garantire che i controlli ci siano, sono le regole non solo le nostre interne ma quelle europee, ad esempio del PNRR, a richiedere che ci sia un apparato di controlli e che i soggetti, le istituzioni incaricate di controllare siano indipendenti e mantengano l'indipendenza. Marco Lillo, vice direttore del Fatto Quotidiano, la conseguenza, se sarà fatto anche l'attenuazione del traffico di influenze, sarà un colpo di spugna o ci sarà un liberi tutti di molti indagati? Sicuramente la sensazione che si ha è che è un po' come quando si dice di fronte a una febbre a 40 invece di intervenire con le medicine per curare la malattia si interviene martellando e distruggendo il termometro, che è quello che ti fa vedere. Allora, questi reati, l'abuso d'ufficio, il traffico di influenze, oggettivamente prevedono pene molto basse, sono reati che hanno diciamo un disvalore dal punto di vista penale non così alto, no? Però sono reati spia, diciamo che qualcosa non funziona nel rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Evidentemente molte delle cose che noi siamo venuti a sapere su come funziona, a mio parere male, questo rapporto vengono da indagini per traffico di influenze, indagini in alcuni casi per abuso d'ufficio. La mia sensazione è che la politica è stufa che si capisca quello che succede nel backstage della pubblica amministrazione e che quindi diciamo cala un sipario e impedisce ai magistrati di andarci a vedere dentro. Quello che noi possiamo ricordare, indagini per traffico di influenze importanti del passato, una per tutte l'indagine Consip, quella se non ci fosse stato il traffico di influenze non sarebbe mai nata, quindi al di là di come si concluderà, però comunque sicuramente ci ha permesso di capire molto di come funzionava la prima stazione appaltante italiana. Dall'altro lato il caso vuole che proprio nelle intercettazioni due degli indagati dell'inchiesta, chiamiamola Verdini Junior, su Tommaso Verdini, Fabio Pilieri il suo socio e anche sul padre Denis, appunto facevano questo discorso: attenti, non dobbiamo sconfinare perché altrimenti finiamo nel traffico di influenze. Se fosse abolito quel reato, diciamo, tutto quello che abbiamo visto sarebbe stato molto più liscio, molto più tranquillo. Marco Revelli, cosa esce dall'inchiesta sul sistema Verdini? Beh, io credo che emerga un quadro inquietante di una matrice corruttiva nel nostro paese, che in questo caso ha un carattere in qualche misura esemplare intorno non solo alla figura di Verdini, ma alle componenti che entrano in questa inchiesta: imprenditori, funzionari pubblici, politici, faccendieri e così via. I quali compaiono trasversalmente rispetto ad alcuni dei principali schieramenti politici. Andiamo dal berlusconismo, di cui è stato un esponente di grande rilievo, al renzismo, al salvinismo e alla fine anche al melonismo. Diciamo, con una continuità trasversale di relazioni, di affari, di intrighi, tutti caratterizzati in qualche misura dalla stessa tecnica. È una ragnatela di amicizie, complicità, conflitti di interesse e così via, che ha sempre le stesse modalità,
corruttive, ha sempre lo stesso obiettivo, l'accaparramento di risorse, e in primo luogo di risorse pubbliche, perché quello che contano sono gli affari. Giuseppe Busia, l'autorità anticorruzione, cosa pensa di quello che emerge dall'inchiesta Verdini-ANAS? Naturalmente io non entro, sono i magistrati che devono lavorare. Indipendentemente da questo, la cosa importante è cogliere l'occasione, capire che esiste un problema che le istituzioni internazionali ci hanno già segnalato, che è quello di avere una legislazione sulle lobby, sulle incompatibilità, anche e soprattutto per gli incarichi centrali, per gli incarichi più importanti, quelli di governo e quelli parlamentari. Noi abbiamo una legislazione che paradossalmente, quella più moderna, si interessa dei dirigenti, si interessa in alcuni casi delle cariche locali e lascia scoperto questo versante con una legislazione troppo vecchia. Dobbiamo innovarla. In tutto il mondo esistono leggi sulle incompatibilità e soprattutto sulla trasparenza degli interessi. Dobbiamo garantirlo. Perché serve a noi? Soprattutto per i parlamentari e per gli ex mancano delle norme sull'incompatibilità. E questo è il vuoto che ci è stato chiesto di colmare, che dobbiamo colmare nella nostra legislazione, perché ci sia chiarezza. Non dobbiamo criminalizzare l'attività di lobbying dei gruppi di pressione, e attenzione, i gruppi di pressione sono a volte le imprese, i grandi gruppi imprenditoriali, altre volte i consumatori, le associazioni della società civile. L'importante è che ci sia assoluta chiarezza e assoluta trasparenza su chi sono questi soggetti e cosa rappresentano, e bisogna creare dei canali ufficiali attraverso i quali queste proposte possano passare, siano visibili a tutti. E poi, naturalmente, attenzione, esistono e devono essere fissate dei divieti, delle incompatibilità. Antonio Fraschilla di Repubblica, con questo Far West si fa presto a sconfinare nei conflitti di interesse, i casi sono numerosi. Può capitare di tutto nel nostro paese, può capitare, come ha raccontato il Fatto Quotidiano, che un ministro della difesa che si occupa comunque di un settore che ha a che fare con appalti per le armi, diciamo con la sicurezza, con la cybersicurezza, alloggi pagando, per carità, ma poi le cifre anche lì sono diciamo, lasciano lo spazio a discussioni a caso di un imprenditore che si occupa di cybersicurezza. Può capitare appunto che il cognato di Salvini sia un imprenditore che ha a che fare con gli appalti e che quindi faccia incontri tranquillamente dirigenti dell'ANAS o del Ministero. Può capitare in maniera del tutto, diciamo, alla luce del sole che fratelli, figli, parenti di primo grado di ministri abbiano aziende che hanno a che fare con la delega che hanno i ministri e i sottosegretari. Il ministro Urso, per esempio, ha dismesso la sua partecipazione in una società che aveva a che fare con l'internazionalizzazione delle imprese. Benissimo, la società è adesso di totale proprietà del figlio. Il sottosegretario Gemmato ha delle quote di partecipazione in un'azienda che ha a che fare con la sanità e con alcuni strumenti sanitari. Gemmato è sottosegretario alla sanità. Pierluigi Petrillo, esplodono i conflitti di interesse da Verdini a Gasparri a Renzi e quant'altro? Allora, certamente c'è una carenza di norme. A differenza, in una sua decisione dello scorso anno, la Corte Costituzionale, può dipendere ad esempio dall'ambiguità delle leggi che disciplinano l'attività amministrativa. A differenza di quello che accade in tutti i paesi democratici, con l'eccezione di Italia, Grecia e Spagna, in Italia manca una legislazione sui gruppi di pressione, ma soprattutto mancano delle regole che vietano espressamente ai parlamentari di svolgere attività parallele oltre a quella politica. La Costituzione dice chiaramente che il mandato parlamentare deve essere al servizio esclusivo della nazione. Tuttavia non c'è una norma che vieta a chi viene eletto deputato o senatore di svolgere attività di consulenza conto terzi, anche per società che magari hanno interessi economici con lo Stato. Da questo punto di vista c'è un enorme buco normativo in materia di conflitto di interessi. Sulla corruzione gli indici di riferimento sono quelli di Transparency International.
L'Italia ha migliorato un po' la posizione negli ultimi anni, ma rimane abbondantemente al di sotto della media nell'Unione Europea. L'indice di percezione della corruzione di Transparency International nel 2022 colloca l'Italia al 41esimo posto mondiale su 180 paesi, con un punteggio di 56. L'Italia conferma il punteggio dello scorso anno e guadagna una posizione nella classifica globale. Il punteggio va da 0, alta corruzione, a 100, bassa corruzione. L'Italia è in miglioramento negli ultimi anni, ma resta sotto la media del punteggio europeo, che è di 66, 10 punti in meno, ed è 17esima tra i 27 paesi dell'Unione Europea. Insomma, l'Italia è nel G7, i 7 grandi paesi, ma nella corruzione è 41esima nel mondo. Un dato che fa riflettere. Antonio Fraschilla, e Transparency International si occupa anche di deputati e senatori che fanno lobby. Transparency ha calcolato che in questa legislatura tra deputati e senatori ci sono 97 portatori di interessi privati anche, cioè 97 parlamentari che o hanno azioni in società o detengono partecipazioni con la famiglia o hanno ruoli all'interno delle società nei consigli di amministrazione. Il gruppo parlamentare che ha maggiori portatori di interesse, come le chiama Transparency, è Fratelli d'Italia, poi c'è anche la Lega, Fratelli d'Italia, il PD, 5 Stelle. Parliamo di deputati parlamentari che sono in commissione, che fanno emendamenti, che parlano con altri colleghi per presentare emendamenti e che, diciamo, hanno però aziende che operano nel mercato in settori che magari poi il Parlamento è chiamato a regolamentare, no? Ma basti pensare che noi, diciamo, non avendo una legge di alcun tipo in merito, tutto è possibile. Transparency International chiede anche che aumentino i controlli, ci sia maggiore trasparenza. Invece il governo Meloni sta andando in direzione opposta, svuotare le norme sui controlli. Da una parte abbiamo delle dichiarazioni che sono molto nette contro questo mondo oscuro fatto da faccendieri e affaristi. Dall'altro però abbiamo dei comportamenti, cioè delle azioni normative che vanno a ridurre il sistema complessivo dei controlli, sia quelli penali, sia quelli amministrativi, sia quelli contabili, e in qualche modo incrementano questa percezione di un paese in cui Tana libera tutti, cioè in cui tutto sia possibile. E questo è un problema enorme, perché poi quelle norme restano nell'ordinamento giuridico italiano. In altre parole, se si vuole contrastare questo mondo di affaristi, di faccendieri improvvisati, che in virtù di rapporti di clientela o parentela pensano di poter influenzare il potere, occorre fare delle norme che vietano questi comportamenti, non norme che riducano lo spazio penale, cioè che trasformano questi comportamenti da illeciti a leciti. Giuseppe Busia, presidente dell'autorità anticorruzione, sul nuovo codice degli appalti lei si è scontrato con la Lega che aveva chiesto le sue dimissioni. Il codice degli appalti varato da Salvini liberalizza gli appalti più bassi fino a 5 milioni di euro, che però sono i più numerosi. Allora, il codice per tanti aspetti positivo, le parti che siamo riusciti a inserire, la digitalizzazione delle gare e la qualificazione, per altri aspetti è tornato indietro sulla concorrenza e sulla trasparenza. Affidamenti diretti di servizi fino a 140.000 euro o senza pubblicare avvisi fino a 5 milioni, era il caso che lei ricordava. Questa riduzione di trasparenza non fa bene a nessuno, non fa risparmiare tempo, perché il tempo delle gare è minimale, e garantire trasparenza invece aiuta le imprese a selezionare le imprese migliori, non quelle più vicine al decisore pubblico. Che ci sia o no corruzione è un elemento di efficienza, aumenta quindi la concorrenza, aumenta la possibilità per l'amministrazione di trovare le risposte giuste e quindi di spendere bene il denaro pubblico. È un qualcosa che si può fare e si deve fare, quindi la trasparenza negli affidamenti pubblici è elemento essenziale e oggi è possibile, più facile, più economica e doverosa grazie alla digitalizzazione delle gare.
L'autorità anticorruzione ha criticato il decreto del ministro Salvini che affida i lavori per il progetto del ponte sullo stretto di Messina alla stessa impresa WeBuild, che ha già un contenzioso per l'appalto precedente, un contenzioso con lo Stato. È un regalo di Salvini ai costruttori, a WeBuild? Quello che noi abbiamo detto in sede parlamentare, che io ho detto, è esisteva un progetto che era in capo a una società privata. Lo Stato italiano aveva detto non voglio più fare il ponte perché non mi conviene più. Era piuttosto che dire adesso con decreto voglio questo ponte, voglio il tuo progetto e lo farò realmente quando c'era un contenzioso in corso, sarebbe stato molto più conveniente dal punto di vista economico chiudere il contenzioso con una transazione e poi eventualmente utilizzare questo progetto. Questo avrebbe avuto due vantaggi. Uno, il progetto sarebbe stato pagato molto meno. Due, ci sarebbe stata anche la possibilità di innovarlo per quanto sia necessario, mentre invece il fatto di non aver fatto una gara, di non aver fatto una nuova competizione, magari sul vecchio progetto, ha ridotto le possibilità di confrontarsi e creare e trovare magari soluzioni migliori e ha ridotto e aumentato la ricchezza di chi quel progetto lo deteneva. Parliamo di lobby, conflitti di interesse. Matteo Renzi, sul Fatto Quotidiano avete pubblicato, avete proprio martellato molti articoli su un nuovo capitolo delle sue consulenze o altre attività per stati esteri, un rapporto della Guardia di Finanza al Copasir, voluminosissimo, in cui si parla di rapporti che vanno oltre l'Arabia Saudita, viaggi o incontri in Qatar, in Israele, con esponenti dei servizi segreti. In questo rapporto di 457 pagine, scritto dalla Guardia di Finanza su delega della Procura di Firenze e poi trasmesso al Copasir, il comitato parlamentare che dovrebbe vigilare, che vigila sui servizi di sicurezza, ci sono le attività soprattutto di un amico di Matteo Renzi, che è Marco Carrai, il quale, ricordiamolo, è stato poi totalmente prosciolto, quindi dal punto di vista penale la questione è tutta risolta, però diciamo nella logica della richiesta del Copasir di sapere se c'era qualcosa che poteva interessare la sicurezza nazionale, la Procura di Firenze insieme alla Guardia di Finanza mette insieme questo carteggio e lo manda. Allora, cosa emerge? Emerge sicuramente un'attività soprattutto a cavallo del 2019 da parte di Matteo Renzi insieme a Marco Carrai di tipo privata, un'attività privata che in Italia, caso unico nell'Occidente, è assolutamente permessa, anche se in quel momento Matteo Renzi era un senatore della Repubblica come lo è adesso, e in più io aggiungerei era diciamo il kingmaker del governo Conte 2 e poi è anche il kingmaker, possiamo dirlo, della scelta di Mario Draghi e della nascita del governo di Mario Draghi successivamente, e secondo me il kingmaker anche del Mattarella 1 e Mattarella 2, cioè dell'elezione del Presidente della Repubblica che avrà il mandato più lungo della storia d'Italia. Ecco, questo soggetto può fare un'attività di questo tipo, quella che noi abbiamo raccontato e che la finanza racconta nelle informative? Per la legge sì, non so se per le norme, diciamo, della buona politica anche, e quindi questa è una risposta che possono dare i cittadini e riteniamo la debbano dare nelle urne quando poi Matteo Renzi si dovesse ricandidare alle prossime elezioni. Professor Petrillo, è tutto questo è consentito? Allora, da quello che emerge sulla stampa non ci sono comportamenti penalmente rilevanti. Perché? Perché c'è un buco normativo. Cioè, sembra paradossale, ma nel nostro ordinamento un senatore della Repubblica, un deputato della Repubblica può svolgere attività di consulenza per stati esteri o per società private. Si tratta di qualcosa che è espressamente vietato in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, in Austria, negli Stati Uniti d'America costituisce un reato. Nel nostro ordinamento manca una norma che lo vieta. La Camera e il Senato hanno adottato dei codici di condotta che cercano di regolare i comportamenti dei deputati e dei senatori, tuttavia nulla dicono con riferimento a questa fattispecie. E quindi consentono sia a deputati che a senatori di poter avere incarichi anche retribuiti di questo tipo.
La Costituzione impone a chi sceglie di fare il politico di essere al servizio esclusivo della nazione. Se accetti quell'incarico, vieni anche retribuito in maniera molto elevata, non puoi pensare poi di avere contratti con stati esteri. Non è un solo un tema di sicurezza nazionale, ma io direi un tema di dignità personale. Professor Flick, parlando della corruzione all'ANAS, anni fa lei ha coniato un'espressione colorita: gustavo dandolo e godevo prendendolo, riferito alle tangenti. Come stanno oggi questi signori, signori immaginari? Questi signori stanno nel senso che si è moltiplicata la serie di interventi e di strumenti per impedire, per reprimere e per scoprire la corruzione. Uno di questi, l'Europa che ci chiedeva di semplificare meglio, ad esempio, il rapporto tra la corruzione, in cui ci sono due persone d'accordo, e la concussione, in cui c'è uno che costringe il pubblico ufficiale e uno che paga la vittima, quindi godevo dandolo, soffrivo, o meglio, soffrivo dandolo e godevo prendendolo, si è arrivati a una terza ipotesi, l'induzione, e cioè un po' godevo e un po' soffrivo dandolo, poi vediamo che cosa prevede, se cosa prevale, se prevale la sofferenza o se prevale il piacere di pagare per avere un favore illecito. Ecco, non è che la situazione si sia chiarita di più, anzi si è complicata notevolmente per la difficoltà non più di scegliere tra le due alternative, corrotto corruttore o concusso concussore, cioè vittima, autore o due autori del reato. Si è complicata perché si è introdotto anche un terzo tipo di figura d'autore, colui che paga un po' a malincuore, un po' perché è costretto, un po' però che tutto sommato gli fa comodo. Credo che la via sia quella di ricorrere agli strumenti tipici: trasparenza, massima precisione, individuazione precisa delle condotte per evitare tutti questi alibi. Cago alla condizione che questo non voglia dire però contemporaneamente indebolire gli strumenti di controllo, cioè l'illecito disciplinare, che deve essere affidato alla stessa pubblica amministrazione, e la responsabilità erariale e contabile, che è affidata alla Corte dei Conti. Intanto il Tribunale ha rigettato le richieste di salvataggio di Daniela Santanchè per Key Group, un'azienda che è appartenuta alla sua famiglia, che lei ha gestito, e ha ordinato la liquidazione giudiziale. Nuovi guai in arrivo quindi per Daniela Santanchè. Chissà cosa ne pensa Giorgia Meloni. Ricordatevi di scaricare la app Servizio Pubblico.